Che cosa secondo lei non ha funzionato oggi? Ah, non è che non ha funzionato, in realtà adesso a freddo dico che la squadra ha messo tutto in campo, ha messo grande impegno, voglia di portare a casa il risultato facendo una partita secondo me di grande voglia, però è evidente che non eravamo brillanti, non avevamo la gamba che avevamo 2 o 3 giorni fa. E loro hanno fatto veramente molto bene. Devo fare i complimenti a Juve Stabia che è venuto qui a giocare una partita di grande qualità, di grande intensità. Quindi abbiamo affrontato un avversario forte, nonostante tutto. Comunque è un peccato perché comunque avremmo potuto portare a casa un punto. È stata una partita molto tirata da ambedue le squadre, tenendo conto che giocando ogni 3 giorni la qualità del gioco a volte va scemando. Ma nonostante ciò, credo che le due squadre si siano date battaglia. Poi l'episodio, come di solito succede nella stragrande maggioranza, perché non c'è una diversità così marcata tra le squadre. Anche oggi abbiamo visto dei risultati clamorosi. E quindi andare in campo ogni volta con la consapevolezza che di fronte a un avversario tosto sicuramente ti fa alzare la tensione e ti fa rimanere concentrati.